Una tavola rotonda sulla storia di Pescara aperta alle scuole e alla cittadinanza organizzata dall'associazione ex consiglieri comunali con il patrocinio del comune che si è tenuta stamani a Palazzo di Città. L'incontro è stato aperto dal saluto del sindaco Marco Alessandrini e del presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli ed è proseguito poi con le relazioni di Licio Di Biase, dello storico Enzo Fimiani, del saggista Pio Oscar Granchelli, nonché della memoria storica dell'ex parlamentare Giuseppe Quieti, moderati da Mario Sorgentone, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri. Licio Di Biase, una bella iniziativa portata avanti dall'Associazione ex consiglieri comunali di Pescara per riportare Pescara al centro della storia. Sì, questa associazione di cui faccio parte come ex consigliere comunale si è posto l'obiettivo di rianimare un po' il dibattito anche intorno alla storia della nostra città, per cui oggi c'è stata questa riflessione in occasione del 70° anniversario delle celebrazioni del secolo del Risorgimento, quindi siamo tra il 1948 e il 1949, sindaco Mario Muzzi, e oggi noi ricordiamo quella vicenda facendo anche dei riferimenti ai trascorsi storici della nostra città. Malgrado i devastanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sono tante le testimonianze storiche presenti ancora in città. Sì, però purtroppo molte volte non sono solo i bombardamenti ad aver eliminato quelle che io chiamo le rughe, ma purtroppo sono stati eliminati questi riferimenti della memoria anche dall'incuria e dalla disattenzione delle istituzioni, no? Ricordo così gli ultimi avvenimenti dalla stazione di Porta Nuova alla centrale del latte alla filanda Gianmaria, per rimanere soltanto in tempi più recenti, per non affondare radici poi al Teatro Pomponi. Purtroppo è una città un po' disattenta. Per concludere, un progetto ampio che culminerà con la posizione di una targa alla stazione. Sì, una targa che già nel 1949 Mario Muzzi voleva collocare, poi non si fece, adesso la facciamo dopo 70 anni.